superlativo si forma aggiungendo al tema dell'aggettivo di grado positivo il suffisso issimus, issima, issimum. Prendiamo l'aggettivo clarus, clara, clarum, aggettivo della prima classe a tre uscite. Al tema che avremo formato staccando la desinenza i del genitivo maschile singolare aggiungeremo il suffisso issimus, issima, issimum e otterremo clarissimus, clarissima, clarissimum, il più famoso, famosissimo. Lo stesso procedimento può essere applicato agli aggettivi della seconda classe. Prendiamo fortis forte, aggettivo della seconda classe a due uscite. Ricordiamo che fortis è la forma del maschile e del femminile, mentre forte è la forma per il neutro singolare. Da fortis, che è il genitivo maschile singolare, togliamo la is e al tema così ricavato, fort, aggiungiamo i suffissi issimus, issima, issimum e avremo fortissimus, fortissima, fortissimum, il più forte, fortissimo. Facciamo la stessa operazione sull'aggettivo velox, velocis, che è un aggettivo della seconda classe ad una sola uscita. Velox, lo sappiamo, vale per maschile, femminile e neutro, mentre velocis è il genitivo singolare. Da velocis stacchiamo la is e otteniamo veloc. A veloc, tema dell'aggettivo, aggiungiamo issimus, issima, issimum. E avremo velocissimus, velocissima, velocissimum, il più veloce, velocissimo. Come si forma il superlativo dell'avverbio? Leggiamo la vignetta. Odie strenuissime pugnare debes, nam galli fortissimi sunt. Oggi, dice Cesare rivolto a Labieno, devi combattere molto coraggiosamente, strenuissime, infatti i galli sono fortissimi. Strenuissime è la forma al superlativo dell'avverbio di modo corrispondente. Strenue si forma dal superlativo dell'aggettivo. Prendo la forma in us, strenuissimus, tolgo us e al forma così ottenuta aggiungo e, il suffisso caratteristico degli avverbi di modo, e ottengo strenuissime, molto coraggiosamente.